eccetera. Sulla questione della Santa Alleanza, io ribadisco una posizione, ho poche occasioni di andare in televisione, lo dico da... Ma non la invita, io la invito sempre. Lei, vengo solo da lei praticamente, cioè ormai c'è anche una riserva indiana. Esatto, perché? Una riserva indiana, non lo so. No, perché è bravissimo però, in TV Civati, io lo consiglio ai miei colleghi. No, adesso non sponsorizzarmi se no non mi invito. No, però è vero, funziona. Dicevo che... Come sul referendum sulle trivelle, io non ho mai usato un'espressione di conflitto polemico con il governo perché mi interessava quell'argomento. Poi uno può dire una battaglia sbagliata, cioè è un cretino, però ero appassionato della questione. Stava nel merito. Stavo nel merito. Mm. Sulla riforma costituzionale, per me è la stessa cosa. Morani si ricorderà, io prima che Renzi diventasse Presidente del Consiglio, quando presentò l'abbozzo, diciamo, di quella riforma, gli espressi tutte le mie perplessità, che erano di merito, perché questa è una riforma. Io non ho usato con eccessiva passione l'aggettivo autoritario che usano molti altri colleghi del no. Non penso che sia la fine del mondo. Però, secondo me, è una riforma fatta male, brutta e che ha dei contenuti che sono pericolosi per il funzionamento delle istituzioni. E a me sembra sufficiente per andare a votare no. Dopodiché su questa strada si incontrano altre persone che io rispetto, che vivranno la loro campagna con il loro linguaggio e con le loro posizioni. I referendum sono trasversali, e finisco perché adesso essere rimproverati... Però il discorso di Buccini era un po' complessivo. No, cioè, però le sto dicendo che io non penso che se Renzi perde quel referendum cade il governo. Allora, risposta. Fatemi dire l'ultimissima cosa, poi sparisco, sprofondo nella poltrona. Cioè Renzi non è come Berlusconi nel suo immaginario. Per me si affronta ogni singola battaglia per quello che è. Non c'è il referendum su Renzi, è un referendum su riforme che sono iniziate grazie a Napolitano, che aveva provato. Però me lo deve dire, Renzi secondo lei come Berlusconi, come dicono in tanti, anche a sinistra o no? Questa è una cosa diciamo importante. Diciamo che alcune cose che ha fatto ricordano i programmi elettorali degli altri più che quelli del PD. Su questo sono convinto. Penso che ci sia una distanza oceanica tra Berlusconi e Renzi.